tutti, grazie per aver scelto di partecipare a questa presentazione. Sono particolarmente contento perché questo è un libro al quale ho lavorato, grazie soprattutto, e vorrei ringraziarli pubblicamente, ai miei studenti del corso di diritto dell'ordine e sicurezza pubblica nell'Università di Chieti nell'anno accademico 2019-2020, prima che il Covid facesse strage delle lezioni in presenza. È stato un anno estremamente stimolante, con un gruppo di studenti ora tutti dottori in ricerca sociale, politica della sicurezza e criminalità, laureati con voti brillanti. Insomma, grazie a loro sono stati uno sparring partner estremamente efficace per sviluppare i concetti che poi ho sintetizzato in questo libro. Vorrei fare una premessa prima di entrare nel merito dei contenuti di questo lavoro. Quando si parla di intelligence, di servizi segreti e via discorrendo, ci troviamo in una condizione che è assolutamente analoga a quella che il professor Alan Dershowitz, penalista famosissimo che insegna all'Università di Harvard, oramai in età molto avanzata, scrisse nel 1989 nel suo libro The Best Defense, dove sostanzialmente diceva: chi sa come funziona il processo penale non ne parla, e chi parla di come funziona il processo penale non sa di che cosa sta parlando. Bene, per l'intelligence vale esattamente lo stesso discorso. È un settore estremamente delicato, estremamente complesso, che conosciamo solamente dal punto di vista dell'epifenomeno costituito da relazioni parlamentari, da sentenze che per un motivo o per un altro intersecano questi settori, ma la realtà è che questo è un settore appannaggio esclusivamente di chi lo pratica. Questo significa che una parte molto consistente di quello che si dice su questo argomento è sostanzialmente fantapolitica o letteratura. Un discorso un po' analogo a quello che ho fatto ieri per chi ha partecipato rispetto alla traslazione di invenzioni letterarie nella normativa, per esempio, sulla protezione dei dati personali e sull'intelligenza artificiale. Questo è un tema serio perché se partiamo da presupposti non corretti dal punto di vista fattuale, poi tiriamo fuori delle normative e quindi degli strumenti di regolazione dei rapporti sociali e politici semplicemente che non funzionano. Sgombero subito il campo da una domanda che probabilmente vi starete anche facendo: ma allora tu a che titolo ne parli? Ne parlo da avvocato, cioè da una persona abituata a confrontarsi con i fatti. Non ho la minima, non faccio parte del mondo dell'intelligence, non ne ho mai fatto parte, non ho avuto contatti con questi settori, però per lavoro ho incrociato dei processi anche importanti nei quali qualche scintilla, qualche raggio di luce su come funzionano determinati meccanismi mi ha consentito di capire qualcosa. E quindi faccio un'operazione che è tipica dell'avvocato penalista: prendo il fatto e cerco di capire che cosa significa, senza nessuna pretesa di avere o trasmettere verità. Quindi quello che presentiamo in questo libro è un'ipotesi di lavoro. Detto questo, questo libro è il frutto di una collaborazione accademica con un gigante della privacy e della protezione dei dati personali, che è il professor Raymond Woks, oggi professore emerito di legge e teoria giuridica all'Università di Hong Kong, con il quale negli ultimi 3 anni ho scritto 3 libri. Il primo, Protecting Personal Information, il secondo, pubblicato l'anno scorso, Covid-19 e Public Policy nell'era digitale. E anche questo è stato un libro abbastanza particolare perché
per merito o per sfortuna, ha previsto con precisione quasi matematica tutto quello che stiamo vivendo in questi ultimi mesi dal punto di vista delle polemiche sulla sorveglianza sanitaria, le contestazioni basate su reali o apparenti abusi normativi e politici e via discorrendo. E infine il terzo capitolo di questa collaborazione accademica è appunto questo volume sul rapporto fra sicurezza nazionale e tecnologia nel nuovo ordine mondiale. Perché si parla, perché siamo partiti dal presupposto che ci sia un nuovo ordine mondiale? Beh, prima ancora di rispondere a questa domanda dovremmo domandarci che cos'è la sicurezza nazionale, che è una delle parole e uno dei concetti più abusati nella pratica politica degli ultimi anni. Era un concetto che sostanzialmente gli americani hanno teorizzato abbastanza per primi dal punto di vista delle teorie, delle dottrine di gestione della politica estera e quindi della tutela extra, al di fuori dei confini degli interessi appunto nazionali, e che progressivamente si è diffusa come idea un po' dappertutto e di recente anche in Italia. Avrete sentito dei politici nel corso degli ultimi 2 anni attaccare l'etichetta sicurezza nazionale praticamente a qualsiasi cosa. Attenzione, perché la sicurezza nazionale poi diventa il grimaldello per disapplicare o per non applicare completamente il sistema di diritti che dovrebbe fare la differenza fra le democrazie occidentali liberali e paesi di altre latitudini che invece hanno un approccio totalmente diverso. Per farvi capire dal punto di vista pratico che cosa significa quello che ho appena detto, se voi considerate che la sicurezza nazionale è riservata dal Trattato dell'Unione Europea alla giurisdizione esclusiva degli Stati membri, quindi l'Unione Europea non può occuparsi di questi argomenti, ciò non toglie che invece, a partire dal GDPR, il regolamento sulla protezione dei dati personali, o meglio dalla sua applicazione, e con tutta un'altra serie di iniziative politiche e giuridiche, nei fatti l'Unione sta erodendo queste prerogative invece afferenti ai singoli Stati membri. È un problema serio perché, considerando che l'Unione Europea non ha una soggettività politica e giuridica autonoma, andare a decidere che non è più l'Italia, andare a realizzare una situazione di fatto nella quale non è più l'Italia, non è più la Francia, non è più la Germania a decidere delle loro politiche strutturali, comincia a essere un'affermazione che qualche problema crea dal punto di vista anche dei rapporti fra Stati. Il dato di fatto è che la sicurezza nazionale è un concetto eminentemente di tipo politico e in quanto tale non può essere calato in una dimensione giuridica, perché il problema serio di quando si parla, di quando si affrontano le conseguenze di cosa vuol dire praticare la sicurezza nazionale, la sorveglianza globale e via discorrendo, si dimentica sempre che se una cosa non è definita in diritto non può essere applicata. Non esiste una definizione giuridica di sicurezza nazionale. La legge che riforma i servizi segreti, la 124 del 2007, attribuisce alla Presidenza del Consiglio il ruolo di autorità di sicurezza nazionale. La legge sul perimetro cibernetico, ne parleremo dopo, stabilisce che per l'interesse della sicurezza nazionale determinate cose vanno fatte, ma in realtà vale per la sicurezza nazionale quello che Metastasio diceva della fedeltà fra amanti, che è come l'araba fenice, che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia, cosa sia, nessuno lo sa. E dobbiamo tenere bene in mente questo concetto, perché quando si parla di diritto, e vi ricordo che il diritto non è una speculazione astratta, diritto significa processo e processo significa responsabilità. Se dobbiamo attribuire una responsabilità giuridica a qualcuno, sia essa una persona che ha commesso un reato o uno Stato che ha violato i diritti dei cittadini, abbiamo bisogno di strumenti, di strumenti certi. Non possiamo avere
una categoria vaga alla quale ciascuno dà il significato che vuole dare. Qual era l'ordine mondiale che per molto tempo, dalla caduta dell'Impero Romano in poi, ha fatto funzionare le cose? Un ordine mondiale di tipo medievale, che era sostanzialmente basato su una policentricità dei poteri. Non c'era, in altri termini, un unico sovrano, c'era il Papa, ricorderete la lotta per le investiture, c'erano i vari sovrani, più o meno imperatori, di parti d'Europa che volevano il riconoscimento della Chiesa per poter avere un'investitura dal potere spirituale e quindi rivendicare un potere temporale sulla popolazione. C'erano i vescovi, i feudatari, insomma un sistema assolutamente policentrico nel quale non si poteva individuare necessariamente una autorità centrale. Il passo successivo lo abbiamo, adesso chiaramente sto andando molto con l'accetta, quindi gli studiosi di storia mi perdoneranno se sono impreciso o se appunto vado troppo veloce. Il mondo cambia nel 1648, quando tutte le varie guerre europee arrivano a conclusione con la pace di Vestfalia. Nel 1648 nasce l'ordine mondiale che, almeno sulla carta, dura ancora oggi. Qual era la caratteristica del mondo all'indomani della pace di Vestfalia? Nasce lo Stato-nazione. Nasce lo Stato-nazione inteso come soggetto, i giuristi dicono superiorem non recognoscens, quindi che non deve chiedere niente a nessuno perché lui stesso è la massima autorità, il massimo potere presente in un confine geografico. Ricordatevi come Manzoni in marzo 1821 parlava di un'Italia fatta di arme, di lingue, di cuore e di altare e di territorio. Quindi le caratteristiche dello Stato-nazione sono sostanzialmente quelle: la presenza di un territorio e quindi di un confine, un potere assoluto all'interno di quel confine. Oggi nessuno, almeno sulla carta, mette in discussione che il sistema, che l'ordine mondiale funzioni in questi termini. E se andate a guardare le varie polemiche fra stati, in particolare fra Russia e fra Stati Uniti e Cina, vedete per esempio che l'iperattivismo cinese nei confronti di Taiwan, che pure ha provocato reazioni preoccupate negli Stati Uniti e in generale nel mondo occidentale, è stato difeso dalla Cina dicendo è un fatto interno, nessuno ci metta becco. Questo tipo di gestione della politica internazionale si basa esattamente sul concetto di ordine mondiale basato su quello che è successo all'indomani del 1648. Qual è la conseguenza della struttura di questo, dell'ordine mondiale nel quale viviamo? Sostanzialmente è che soltanto uno Stato sovrano è l'attore della politica internazionale, nel bene e nel male. Solo uno Stato sovrano può dichiarare guerra, solo uno Stato sovrano può costituire alleanze, solo uno Stato sovrano può incidere sui diritti individuali delle persone. Non serve essere un professore ordinario di, appunto, storia delle relazioni internazionali per rendersi conto che da un po' di tempo, da qualche decina d'anni forse, non è così. Non è così perché abbiamo sempre di più, ci sono stati attori non statali che hanno condizionato le scelte politiche e la vita politica degli stati. Basta pensare all'evoluzione del fenomeno terroristico, da quello arabo-palestinese nel conflitto israeliano e poi con le varie articolazioni successive che hanno portato
all'11 settembre e via discorrendo, cominciano a esserci lo Stato islamico non è uno Stato nel senso manzoniano, non ha un territorio, non ha una struttura, ma è un interlocutore politico che utilizza la violenza e utilizza il terrore per perseguire un progetto. Questo non li rende, tra virgolette, accettabili o tollerabili, evidentemente, non sto minimamente sostenendo che di notte tutti i gatti sono neri, però quello che voglio dire è che i conflitti non sono più, o forse in realtà non lo sono mai stati, conflitti fra stati. Pensate al ruolo delle operazioni di polizia internazionale o le operazioni di peacekeeping. Qualcuno ha rilevato, tutto sommato con qualche fondamento, che andare a portare la pace con i cannoni e i bombardieri è un atto alquanto contraddittorio. Ma questo per dire cosa? Che la gestione della sicurezza nazionale, e cioè sostanzialmente degli interessi di un singolo paese o di un gruppo di paesi, persegue delle finalità che col diritto molto spesso hanno una convivenza abbastanza complessa. E gioco forza a domandarci allora se le cose stiano veramente in questo modo. Anche soltanto guardando alle cronache in termini retrospettivi, qualche dubbio necessariamente comincia ad arrivare. Questo signore, chi ha studi classici lo avrà riconosciuto, è Licurgo, re di Sparta. Nel IX secolo, racconta Plutarco, Licurgo adottò una serie di leggi che sostanzialmente vietavano l'ingresso in Sparta di stranieri e vietavano i contatti con altre realtà, con altri soggetti, se non tramite la punta della spada. Perché Licurgo aveva adottato questo approccio? Perché diceva che il contatto con gli stranieri porta parole nuove portano idee nuove, e le idee nuove corrompono i buoni costumi di Sparta. Parliamo del IX secolo. Oggi la Cina ha adottato nell'ambito del programma di Common Prosperity, quindi di miglioramento della qualità della vita degli abitanti della Repubblica Popolare Cinese, ha adottato una serie di misure molto pesanti nei confronti, per esempio, dell'industria dell'intrattenimento. Ha cominciato a preoccuparsi dei modelli culturali di tipo occidentale importati appunto nel mondo della musica, del cinema. C'è un film del 2015, Wolf Warrior, mi sembra, una cosa del genere, che è un pezzo di propaganda straordinario, è una specie di Rambo alla cinese, ma è un film citato dagli esperti di questi argomenti per evidenziare come la propaganda cinese stia andando verso una certa direzione. Questo richiamo a un sistema di valori che sia impermeabile al contagio, attenzione, anche Plutarco faceva lo scrivo nell'ultima parte della citazione delle vite parallele, lo scrive, Licurgo era tanto attento a salvare la sua città dall'infezione delle cattive abitudini straniere, quanto gli uomini sono soliti impedire l'introduzione di una pestilenza. La logica cinese, anche se su basi culturali diverse, confucianesimo e via discorrendo, è sostanzialmente analoga e non si limita banalmente a cercare di bloccare i modelli culturali occidentali, ma per esempio impone ai nuovi ricchi cinesi di reinvestire parte delle loro ricchezze in attività di sostegno alle persone meno abbienti. La Cina deve fronteggiare adesso un movimento che si chiama Tang Ping, che in italiano è stato tradotto come gli sdraiati, che sono dei soggetti che, contestando l'etica del lavoro attualmente
praticata in Cina, dicono: se l'ascensore sociale più di tanto non mi consente di salire tramite il lavoro duro, preferisco passare il tempo a non fare niente piuttosto che passare una vita che già so più di tanto non mi potrà dare. Questo movimento, per certi versi impensabile ai tempi di Mao Zedong, crea un problema operativo pratico, perché la Cina aspira a diventare, per poter mantenere il suo e aumentare il ruolo di potenza non solo regionale ma potenza internazionale, aspira a diventare una potenza industriale superiore a chiunque altra. La potenza industriale si fa con la produzione si fa con la manodopera. Se determinati valori cominciano a minare anche l'etica del lavoro, questo diventa un problema politico. Quindi, come vedete, c'è una relazione fra i temi della sicurezza nazionale e le scelte che vengono fatte da un punto di vista politico, una relazione che è sostanzialmente invariante rispetto ai presupposti ideologici e cronologici, se volete, di un determinato centro di potere. Non si potrebbe pensare a nulla di più diverso, di più lontano della Sparta greca del IX secolo con la Cina del 2021. Eppure, fra le due cose, le assonanze sono troppo forti per non capire che in realtà probabilmente c'è un'unica matrice, che è quella, anticipo l'argomento, che è quella della necessità del potere di autodifendersi dai cittadini. Chi è appassionato di filosofia riconoscerà in questa affermazione le tesi di Thomas Hobbes e del Leviatano. Chi è il terzo invitato in questa slide? George Orwell. George Orwell scrive in 1984, qualcuno l'ha letto? Bene, parla di Ingsoc, parla della nuova lingua, della neolingua, e dice una cosa: lo scopo della neolingua è togliere le parole, perché togliere le parole significa impedire di pensare. Quelli di voi che parlano una lingua straniera si saranno sicuramente trovati in una condizione di questo genere: so esattamente cosa voglio dire, ma non avendo le parole non riesco ad esprimere il concetto. Ed è una sensazione frustrante, perché sembra di essere muti, non so se vi è capitato, c'è proprio una reazione quasi fisica a questo senso di impotenza comunicativa derivante dal non avere le parole che consentono di esprimere un concetto. Vi lascio un suggerimento da mettere da parte, perché lo riprenderemo poi più in avanti. Più che un suggerimento è una domanda: chi possiede il vocabolario? Domanda che è fatta esattamente in connessione con quello che vi ho appena detto. Possiamo quindi arrivare a un primo punto di consolidamento del ragionamento che stiamo facendo. I modelli culturali sono funzionali all'autopreservazione del potere a prescindere da tempi, luoghi e leggi. Sottolineo il concetto della indipendenza dalle leggi. La domanda che ci dobbiamo fare a questo punto però è: chi decide qual è il modello culturale superiore? Perché il rischio è quello di un relativismo assoluto. Se vale il concetto che ognuno è padrone a casa sua, allora io non posso contestare le scelte politiche del paese X, le politiche repressive ad esempio, o eccessivamente permissive del paese X o del paese Y, perché, valendo questo concetto di relativismo valoriale, non ho titolo per farlo. Le scelte di un paese autoritario valgono quanto quelle del paese più democratico e più liberale del mondo. Questo è un problema sostanzialmente ancora irrisolto, che non si risolve, che non ammette una soluzione giuridica. Perché se dobbiamo parlare di leggi, di diritti umani, di quello che vi pare, il passo successivo è la guerra. Nel senso che, se io sono democratico e quello lì non lo è, e ritengo che il mio sistema di valori debba essere esportato, l'unico modo che ho, se non riesco a convincere, è usare la forza delle armi.
è evidente che è un'opzione non praticabile. Quindi questo contrasto fra relativismo valoriale e affermazione della superiorità di una determinata visione del mondo anche al di fuori dei confini nazionali è il tema sul quale oggi ci stiamo confrontando e sul quale nessuno ha ancora trovato una reale soluzione di compromesso, posto che il problema ammetta una soluzione, o perlomeno una soluzione non traumatica. Quindi nella sostanza il tema è eminentemente politico e non giuridico. Perché? Perché al di là dei millenni di discorsi che i filosofi del diritto hanno fatto su che cosa sia il diritto, che cosa sia la legge, se guardiamo la cosa da un punto di vista funzionale, che cos'è il diritto? Il diritto è semplicemente la formalizzazione di un accordo politico fra sostenitori di diverse visioni del mondo. Che cosa vuol dire quello che ho appena detto? Facciamo l'esempio del divorzio. Non ha senso domandarsi se la legge sul divorzio sia giusta o sbagliata, perché il momento del giusto e dello sbagliato è il momento in cui in Parlamento cattolici, esponenti di sinistra, liberali e via discorrendo, che a loro volta erano rappresentanti di diverse visioni del mondo praticate da chi viveva da chi vive nella società, hanno cercato un compromesso. E il compromesso politico quindi è sostanzialmente la mediazione fra diversi valori etici. Il ruolo della politica questo è, perché se voi partite dal presupposto che l'etica individuale sia quella che non ammette mediazioni, allora torniamo alle guerre di religione: siccome tu sei cattolico e io sono musulmano, ho il diritto, o ti converti o ti elimino e viceversa, perché se il presupposto è una decisione etica non c'è possibilità di mediazione. È il momento politico che rappresenta la mediazione fra diversi valori e che si traduce in una legge. Quindi da questo punto di vista domandarsi se una legge sia giusta o sbagliata è privo di senso, non è sbagliato, è privo di senso, perché la legge può essere solo coerente o non coerente rispetto agli obiettivi politici che sono stati negoziati, ma non si preoccupa, non è il suo lavoro preoccuparsi del giusto e dello sbagliato. E quindi capite che se parliamo di confronto di valori non può essere la legge lo strumento che risolve questo tipo di conflitto. Il problema qual è? In tutta questa bella costruzione, come ho anche già anticipato prima, il problema serio è che non sono più gli stati a definire i valori che regolano il vivere comune. In passato, e mi riferisco fino al 1990, diciamo, la superiorità tecnologica dello Stato era fuori discussione. C'è una vecchia battuta nel mondo degli appassionati delle armi per le quali Dio ha creato gli esseri umani tutti uguali, Dio ha creato gli uomini, ma chi li ha resi uguali è stato Samuel Colt, l'inventore appunto, il progettista che creò il revolver. Quando in Giappone, nel processo di occidentalizzazione che portò una radicale trasformazione anche della struttura delle forze armate, un gruppo di samurai si oppose al modernismo avanzante, il discorso sarebbe straordinariamente più complesso, quindi non mi addentro. Sta di fatto comunque che nello scontro militare che ne venne fuori, i samurai altamente addestrati, in grado di usare la spada come nessun altro, vennero sconfitti da un esercito regolare di fanteria che però aveva i moschetti, aveva i fucili. A dimostrazione quindi del fatto che la tecnologia, nel momento in cui è sotto il controllo dello Stato, è quella che garantisce la superiorità anche in termini di gestione della sicurezza, sia essa interna o esterna. Oggi le cose sono totalmente cambiate. Quando dico oggi mi riferisco appunto agli ultimi 20 o 30 anni. Perché? Intanto le politiche pubbliche sono diventate tossicamente dipendenti dal settore privato. Quello che vedete è il logo di Galileo, un malware utilizzato
il caso è pubblico, quindi non mi riferisco al caso Hacking Team, non c'è niente di confidenziale in quello che sto dicendo, un malware, un captatore informatico, come lo chiama la giurisprudenza italiana, utilizzato per intercettare, per insinuarsi nei cellulari, negli smartphone dei soggetti attenzionati e acquisire informazioni di vario tipo. Questa società italiana, oggetto di uno scandalo probabilmente nemmeno troppo motivato, vendeva anche questo software con le procedure previste dalla legge anche ad altri paesi, non esattamente democraticissimi, ma a quanto sembra comunque nel rispetto delle procedure. E la domanda che ci si fa sostanzialmente è: per quale motivo al mondo un oggetto così potenzialmente pericoloso sia stato comprato, sia stato preso dallo Stato, da un soggetto privato, e non sia stato sviluppato invece internamente dalle università, dai centri di ricerca, che in Italia non mancano, mantenendo quindi un controllo saldo sullo strumento e sul suo utilizzo. Galileo è soltanto uno dei tanti esempi nei quali le politiche di sicurezza, che dimostrano come le politiche di sicurezza siano oramai eterodeterminate da chi gestisce e detiene queste tecnologie e non dagli stati che le devono utilizzare. E questo condiziona inevitabilmente, come vedremo alla fine, anche le scelte di politica pubblica. Se io non controllo la tecnologia, non comando nulla, le decisioni le prende chi mi vende il sistema di controllo. Un altro elemento che dimostra che le cose non stanno più in questi termini è che l'industria privata determina il contenuto dei diritti secondo un'agenda che è di tipo commerciale, non legata all'interesse pubblico. L'archetipo in questo senso è la Apple, che ha utilizzato la privacy come leva di marketing per la commercializzazione dei suoi prodotti, utilizzando una definizione di privacy sintetizzata nello slogan "That's none of your business", non sono fatti tuoi, che è una visione estremamente ridotta e anche desueta del concetto di privacy. Faccio un piccolo spot per il libro, appunto, Protecting Personal Information, dove tutti questi discorsi sono argomentati in modo molto più dettagliato. E quindi oramai noi siamo convinti che la privacy sia la stessa cosa della protezione dei dati personali e che nella sostanza, quando parliamo di privacy, il sinonimo è "sono fatti miei". Non è così. Però questo è il messaggio che le necessità, le strategie commerciali di Apple hanno veicolato. Attività illegale? Assolutamente no, perché sarebbe stato compito dei giuristi, dei magistrati, degli accademici evidenziare queste interpretazioni limitate e fuorvianti del concetto. Quindi, fino a quando qualcuno ci crede, vi faccio un esempio pratico. Ricorderete la bomba scoppiata in California durante la strage, mi sembra, la città si chiamasse San Bernardino, durante una maratona. L'FBI prende un iPhone, chiede a Apple di decrittare i contenuti di quel telefono che era stato trovato nella disponibilità del sospettato. Apple dice: non se ne parla, non faremo mai una modifica di questo genere, con un esempio, a mio modo di vedere, poco rispettoso dei malati, dicendo sarebbe come un cancro fare una cosa di questo genere. Diciamo che c'è una certa differenza fra chi è malato e... Comunque, al di là di questa considerazione, Apple fa questa dichiarazione sul "non intendo indebolire la mia sicurezza perché va a ledere la privacy dei miei clienti", salvo poi però in Cina avere un atteggiamento più flessibile sull'argomento, per esempio lasciando i dati degli utenti cinesi in Cina. Per dire che cosa? Che quindi le aziende non hanno, e in generale, non hanno necessariamente un ruolo di difensori dei diritti. Nei limiti della legge difendono i propri interessi. Se un diritto individuale coincide con un interesse industriale, ok, usiamo anche quello per vendere, ma non sono, voglio dire, San Gabriele non sono l'Arcangelo Gabriele con la spada di fuoco a difesa dei diritti delle persone.
Un altro elemento che sta a 180 gradi rispetto a quello di cui abbiamo parlato è la ampia disponibilità per i cittadini, per gli individui, di tecnologie che prima, anche soltanto, ripeto, 30 anni fa, non avrebbero mai potuto consentire di cifrare dati rendendo la vita delle istituzioni e delle forze di polizia molto scomoda, di avere messaggistica cifrata, di mandare email o comunicazioni senza nessuna possibilità di tracciamento del mittente, di creare un sistema di erosione della sovranità monetaria degli stati. Le criptovalute non sono tecnicamente valute, non sono legal tender, non hanno corso legale, sono degli oggetti di proprietà intellettuale alle quali convenzionalmente si attribuisce un valore di scambio. Per chi guardava avanzi un po' di tempo fa, sono l'equivalente delle pizze di fango del Camerun. L'importante è che qualcuno decida che le pizze di fango del Camerun valgono qualcosa. Qual è però la caratteristica dei Bitcoin in particolare? Il fatto che consentono un trasferimento di valore totalmente svincolato dal controllo statale. Quindi non è un problema di aiutare il riciclaggio, finanziare i terroristi, queste sono cose che sono sempre accadute anche con i sistemi tradizionali. Se pensate che le lettere di credito, che cos'altro sono, inventate a Firenze qualche secolo fa, cos'altro sono se non un meccanismo per trasferire valore senza trasferire monete? Oppure l'equivalente arabo, la hawala, che è un sistema fiduciario basato sul fatto che mi trovo in una parte del mondo, vado dal broker e gli dico: senti, al tizio che ti si presenta a Parigi con questa password dai X somme, comunico il codice al soggetto che deve prendere i soldi, quello va a Parigi, si va dall'altro broker, pronuncia la parola magica e prende i soldi. Non è passato un centesimo, non ci sono transazioni bancarie, nulla di tracciabile, quindi il problema dei Bitcoin e delle criptovalute non è tanto quello, quanto, ripeto, il fatto che per la prima volta c'è un sistema del tutto parallelo a quello della sovranità monetaria statale e che consente la creazione e il trasferimento di valore reale da una parte all'altra senza nessun controllo da parte dello Stato. Voglio ancora dire dello Stato, mettiamola così. E l'altro elemento è l'archetipo rappresentato da Wikileaks. Devo chiudere? Due minuti, vado rapidissimo. L'altro elemento è Wikileaks. La tecnologia dell'informazione ha creato la possibilità di ingegnerizzare la fuga di informazioni per gli interessi più diversi, non necessariamente per denunciare malefatte statali, ma molto spesso soltanto perché determinate cose sono segrete e io, in modo del tutto anarchico, ritengo che una cosa segreta debba essere per forza diffusa. Quindi tutto questo sistema che cosa fa? Innesca negli stati una reazione che potremmo definire passaggio dal rule of law al rule by law. Che cos'è il rule of law? Il rule of law è un principio che risale ai tempi di Cicerone, in realtà, per cui esiste solo il primato della legge, cioè nessuno è al di sopra della legge. Ma questa frase oramai è diventata soltanto un simulacro vuoto privo di significato. Perché? Perché tutti i paesi, compresa l'Unione Europea e compresa l'Italia, hanno cominciato ad utilizzare il concetto di rule by law, cioè di governare, di esercitare i poteri dell'esecutivo utilizzando la legge come strumento al pari di altri metodi. Cioè, in altri termini, stiamo rinunciando in modo lento ma progressivo e costante ad un concetto che è la caratteristica fondante delle democrazie occidentali, il fatto che nessuno è al di sopra della legge. Invece, adesso non abbiamo tempo e non posso andare nel dettaglio, quello che succede è che con approcci politici differenti e con modalità e tempi differenti, ciascuno Stato sta riappropriandosi del concetto di sicurezza, del concetto di controllo al fine di tutelare la propria sopravvivenza, trasformando la legge da strumento di garanzia dei diritti delle persone a strumento di esercizio del potere. Ripeto, non posso entrare nel dettaglio, mi limito a concludere dandovi qualche indicazione su dove stiamo andando.
La sicurezza nazionale, grazie a questa esternalizzazione della tecnologia, è diventata un colosso di Rodi. Quanto più investiamo in tecnologie sulle quali non abbiamo controllo, tanto più stiamo dando le chiavi della nostra sicurezza a dei soggetti privati, che per carità, fino a prova contraria, rispettano la legge, ma che hanno un'agenda non necessariamente coincidente con quella degli stati. E quindi questo significa che il potere decisionale sta uscendo dai palazzi del potere per finire nei consigli di amministrazione. Lo so che suona molto global plot, però se andate a guardare quello che è successo in termini di digitalizzazione della pubblica amministrazione, sfido qualsiasi amministrazione dello Stato a poter dire di avere il controllo totale sull'infrastruttura che fa funzionare la sua attività. Salto la sintesi, se avete interesse per questi temi vi suggerisco di leggere il libro, perché sono molto più argomentati e documentati di quanto abbia potuto fare durante questa presentazione. Questi sono i miei recapiti nel caso in cui voleste continuare a leggere quello che scrivo e che pubblico, e vi ringrazio per la pazienza. Grazie mille all'avvocato Monti.